chiede la parola Alberta Gennaro, ne ha facoltà, prego. Buongiorno Presidente, io adesso vado a leggere la proposta di delibera di Consiglio Comunale preparata dai consiglieri della minoranza. Questa è la proposta che i consiglieri della minoranza vorrebbero che si votasse stamattina. Consiglio Comunale, premesso che il sindaco di Somma Vesuviana in data 29/10/2010, in occasione della riunione tenutasi dalla presenza del Presidente del Consiglio onorevole Berlusconi, si è dichiarato disponibile ad ospitare sul territorio sommese un impianto inceneritore di rifiuti e un non meglio precisato impianto di compostaggio. Tale disponibilità è stata riportata da autorevoli organi di stampa, quali il Corriere della Sera, la Repubblica, il Mattino, nonché da notiziari televisivi, Rai e Mediaset, e si sta a generare concetto e preoccupazione dei cittadini. Tale affermazione di pesante impatto sulla vivibilità della città, adottato dall'altro senza alcun doveroso e democratico confronto né con la cittadinanza né con i suoi rappresentanti istituzionali e politici, non risultano suffragate da alcun riscontro tecnico-scientifico urbanistico. Considerato che le soluzioni a complesso e delicato problema della gestione dei rifiuti urbani non possono e non devono dipendere da esternazioni estemporanee, ma da consapevoli e responsabili scelte condivise da parte della città a seguito di seri studi di fattibilità che assicurino innanzitutto la tutela della salute, soprattutto in un territorio quale quello cittadino che ha ospitato per oltre un trentennio una mega discarica, visto il decreto legislativo 267/2000, di non offrire nessuna disponibilità per la realizzazione di un impianto inceneritore sul territorio cittadino e o di impianto di compostaggio. Cosa da avanzare per la soluzione sistematica della problematica non devono dipendere da momenti di emergenza, bensì dalla espressione di una progettualità di lungo termine da parte di un gruppo di lavoro volontario e professionale attraverso l'istituzione di apposita commissione. La suddetta commissione dovrà mettere in atto tutte le procedure necessarie per ridurre la parte indifferenziata dei rifiuti attraverso l'incremento della raccolta porta a porta, raggiungendo tutta la cittadinanza capillarmente e implementando a tal fine il programma di informazione della raccolta stessa. L'istituzione di almeno altre due isole ecologiche, vista la vastità del territorio sommerso, baricentrica rispetto ai nuclei abitativi, al fine di diminuire drasticamente il costo del trasporto della parte indifferenziata dei rifiuti, di gratificare i cittadini virtuosi attraverso provvedimenti premiali di riduzione della tassa, al fine di incentivare la diffusione della cultura della riduzione della produzione nonché della differenziazione dei rifiuti. Grazie. Ringraziamo il consigliere. Prego. Alberta Gennaro. Qualcun altro chiede la parola? Noi non cominciamo a uscire fuori.
dall'argomento. Tu chiedi la parola? 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 Chiedi la parola?